Carissime sorelle e carissimi fratelli in Cristo Gesù nostro Signore, è una consolazione piena di gioia per l'Arcivescovo potervi abbracciare ora con uno sguardo non soltanto visivo, ma con lo sguardo del cuore e della mente, convocati qui consapevolmente dallo Spirito per partecipare ai grandi avvenimenti che hanno mutato e stanno ancora facendo la storia, quelli dell'incarnazione, della passione, della morte e della risurrezione del Signore nostro Gesù Cristo, cui noi tendiamo, ecco perché i cristiani la domenica partecipano alla Santa Messa, tendiamo con tutte le nostre forze, anche gemendo, cioè anche dentro la disposizione al sacrificio, perché aspettiamo che si manifesti in termini compiuti la nostra redenzione, che significativamente San Paolo definisce come redenzione del corpo, per voler così esprimere il grande contenuto della nostra fede, che nemmeno la morte fisica ci potrà separare da un rapporto definitivo e nuovo con il Signore, con Dio Padre, con tutti i nostri cari trapassati. Ecco perché per l'Arcivescovo è sempre un dono grandissimo poter celebrare la Santa Messa, l'Eucaristia con il suo popolo. Infatti, se riflettiamo bene, non vi è gesto più grande che l'uomo possa compiere di questo gesto che stiamo vivendo insieme. Perché questo gesto ci consente di partecipare in termini diretti e personali alla grande opera con cui il Figlio di Dio, fatto uomo, continuamente dona alla famiglia umana la prospettiva di durare per sempre. E sono particolarmente lieto di celebrare questa Eucaristia in questa zona, in questo quartiere, che in 50 anni, ecco il senso della venuta, senso prossimo della venuta dell'Arcivescovo, che in 50 anni ha visto, mediante la vostra presenza, il vostro lavoro, la vostra energia civica, la vostra capacità di generare comunità cristiana, ha visto una trasformazione ed è passato così dall'anonimato di periferia. Sono venuto qualche volta più di 40 anni fa qui al Grattosoglio e mi ricordo l'impressione che mi fece questo quartiere che stava esplodendo ma era ancora indeterminato. Voi, con la fede e con l'azione civile, l'avete reso a misura di uomo, capace non solo di fondere in un'unica famiglia i tanti immigrati della nostra Italia, ma ancora più capace ora, anche se l'impresa non è così facile, di integrare i nostri fratelli che per bisogno vengono da tanti popoli, da tante nazioni. Oggi è la giornata della migrazione e quindi vogliamo ricordare questa tensione alla comunione così decisiva nella vita cristiana, questa tensione all'amicizia civica così necessaria in questi tempi di grandissimo cambiamento, di forte travaglio, che caratterizzano l'inizio di questo
terzo millennio. Don Gregorio mi ha mandato una relazione sulla vita della vostra comunità, tenendo conto anche del lavoro che si sta facendo in tutto il decanato, di cui parlerò oggi a tavola con i sacerdoti, e ha puntato tutto il suo accento sulla sostanza della questione. Non è entrato tanto nella descrizione delle molte realtà che qui operano. È positivo, tra l'altro, che qui siano presenti anche realtà aggregative di associazioni e di movimenti che debbono portare la ricchezza dei loro doni dentro tutta la comunità parrocchiale. Ma dicevo, Don Gregorio ha puntato all'essenziale, che in forma molto incisiva e asciutta ha riproposto anche oggi. Cristo al centro, ha detto, Cristo al centro, perché la comunità cristiana guadagni il suo vero volto e esprima la sua ragion d'essere, che è la missione, cioè la comunicazione piena di gratitudine a tutti i nostri fratelli uomini della bellezza, della bontà e della verità di una vita che mette Cristo al centro. Allora la liturgia di oggi ci aiuta ad andare in questa direzione. Siamo entrati nel tempo dopo l'Epifania, e qual è lo scopo di questo tempo? Perché voi sapete che la liturgia è un modo di approfondire il senso del tempo che passa inesorabilmente per ciascuno di noi, non limitandosi solo alla durata, ma cercando di approfondirne il significato. E quindi la liturgia ci dà il vero valore del tempo. L'Epifania viene dopo il tempo natalizio, che si è concluso con il battesimo di Gesù, segno dell'umiltà del Figlio di Dio, che si è abbassato fino a diventare uomo ed ha voluto rispettare fino in fondo la legge antica per inaugurare il Nuovo Testamento. E nel battesimo Dio gli rende testimonianza dicendo che Gesù è il suo figlio prediletto, di cui noi siamo destinati a vedere la gloria. Che cos'è questa gloria? Ce lo spiega appunto il finale del Vangelo di Giovanni di oggi, e ci mostra così che il tempo dopo l'Epifania intende approfondire, invitare noi cristiani e attraverso di noi tutti gli uomini ad approfondire il significato del Dio vicino, a comprendere bene fino in fondo questo dono inestimabile che Dio si è fatto uno come noi, è passato attraverso la nostra esperienza in tutto, tranne che nel peccato, ma si è lasciato trattare come un peccatore, lasciandosi impalare sul legno ignominioso della croce a nostro favore. Dice Giovanni: questo a Cana di Galilea fu l'inizio dei segni compiuti da Gesù. Egli manifestò così la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui. Questo è il tempo liturgico in cui noi, attraverso le opere di Gesù, in modo particolare i suoi segni, i suoi miracoli, ci rendiamo conto del dono che egli ci fa, cioè della manifestazione del disegno buono di Dio su ciascuno di noi e su ciascun uomo, di come Dio ci accompagni
dal concepimento fino al termine della nostra vita naturale e ci sostenga fino in fondo, soprattutto nelle nostre prove fisiche e morali, persino ci recuperi dal nostro peccato, se noi con umiltà domandiamo perdono. E è significativo che questo segno sia legato ad una festa di nozze. Pensate alla grande fatica che facciamo noi uomini postmoderni, uomini di questo tempo, a vivere con verità l'amore, a vivere con verità l'affezione, a vivere con verità la fedeltà e la fecondità nel matrimonio tra l'uomo e la donna, fedele e aperto alla vita, fedele e fecondo. Non è un caso che Gesù abbia cominciato il suo miracolo partendo dalle nozze, perché questo dimostra come egli sia entrato nella vita di ognuno di noi, la tua, la mia, nella vita di tutti i giorni dell'uomo. Chi è l'uomo che può fare a meno degli affetti? Ma è pure molto significativo che la modalità con cui Gesù ha partecipato a quelle nozze è stata quella di allietare fino in fondo la festa, trasformando l'acqua in vino. Può sembrare a noi, rispetto agli altri grandi miracoli di Gesù, pensiamo alla risurrezione di Lazzaro, alle tante guarigioni, può sembrare a noi quasi un fatto banale. Invece è posto all'inizio perché Gesù ci vuol far capire che gli affetti che sono sostenuti e alimentati dalla necessità del lavoro, cosa di cui soffriamo molto oggi, soprattutto i giovani, hanno bisogno del riposo e della festa per trovare un equilibrio. Gesù entra così nella vita normale, nella vita quotidiana nostra. È per questo che noi ci lasciamo convocare la domenica da Lui per partecipare all'Eucaristia, perché vogliamo riconoscerlo vivo. E qui allora l'Arcivescovo vi lascia la sua prima domanda, che vale anzitutto per sé: è Cristo il centro della mia vita? È Cristo il centro affettivo della tua vita? Ciò che ti muove, colui per il quale ti alzi al mattino e riprendi il tuo lavoro, colui in forza del quale tu cerchi di vivere un'esperienza di amore che sia veramente tale, non una involontaria o volontaria strumentalizzazione dell'amato a tuo piacimento, ma la capacità di amare l'altro come altro, differente da te, a partire dalla differenza sessuale, e però donato a te perché tu impari la bellezza dell'amore che libera e sciolga il tuo cuore dal rischio di un amore che lega. Ecco allora la prima domanda: è Cristo il centro della mia vita? Vorrei che prima di addormentarvi o nei giorni a venire ciascuno possa ritornare su questa domanda e interrogarsi con verità di fronte a Dio circa il punto in cui si trova, a che punto sono, a che punto sei nel rapporto con Gesù. Significativamente il Vangelo di Giovanni dice che i suoi discepoli credettero in Lui. E qui viene fuori il secondo elemento attraverso il quale la liturgia di oggi ci aiuta. Lo vediamo molto bene nel paragone tra la lettura tratta dal Libro dei Numeri e il Santo Evangelo. La lettura ci narra un episodio molto importante della storia del popolo ebraico, un episodio umanissimo, perché anche noi cadiamo spesso in questo rischio. Un momento in cui nella grande traversata del deserto gli ebrei sono stanchi, provati da mille cose, e quindi, dice la parola, scendono a contesa con Dio. Vogliono farla fuori,
la parola meriba vuol dire contesa, si ribellano a Dio. La circostanza è che non trovano acqua. Ecco allora l'episodio descritto, Mosè ed Aronne, l'acqua che esce dalla roccia. Ma c'è un particolare molto significativo che non ci deve sfuggire nel testo della lettura di oggi. A un certo punto il Signore disse a Mosè, pensate a Mosè, il grande Mosè, e ad Aronne: poiché non avete creduto in me, in modo che manifestassi la mia gloria, cioè il mio potere in senso nobile, il potere dell'amore agli occhi del popolo, voi non introdurrete questa assemblea nella terra che io ho dato al popolo. E infatti la tomba di Mosè è intorno al Monte Nebo, ma dopo tanti anni di ricerca non si riesce ancora a trovarne un segno. Cioè, persino Mosè, avendo con Aronne prodotto il segno grande dell'acqua dalla roccia, sembra, dirci il testo, non l'ha prodotto manifestando pubblicamente che agiva in nome di Dio per consolare il popolo, riprenderlo dal rischio della ribellione, farlo continuare perché Dio era con loro. Ma sembrerebbe che Mosè ed Aronne abbiano messo troppo in luce loro stessi, non siano stati un segno di. Allora qui c'è come un difetto del credere. Se il grande Mosè ha potuto cadere in questo limite, cosa diremo di noi? Cosa dirà l'arcivescovo di sé? Cosa possiamo dire noi che siamo certamente molto, molto più deboli e fragili di Mosè? Ecco allora che il Vangelo crea la posizione opposta, fa, come si dice, da contrappeso, da contrappunto, e ci mostra Maria che è convintissima del potere d'amore di Gesù, fino al punto da prendere lei l'iniziativa, perché vuole che la festa di nozze continui in forma gaia, continui nella gioia che le nozze debbono produrre. E allora ecco che, fiduciosa, credente nella divinità del suo figliolo, dice: non hanno più vino. E non si ferma neanche di fronte a una risposta che a prima vista noi considereremmo un pochino sgarbata. Madonna, tu che cosa vuoi da me? Non è mica venuta la mia ora. La potenza della fede, la fede che commuove e muove Gesù. Maria va avanti per la sua strada e dice: fate tutto quello che vi dirà. Per questo noi siamo devoti alla Madonna, perché la Madonna ci porta sempre a Gesù, prendendo anche delle iniziative a nostro favore che possono sembrare provocatorie, un po' sbarazzine. Allora ecco la seconda domanda che l'arcivescovo vi lascia, anche sulla base di quanto il parroco mi ha illustrato. Che profondità ha la mia fede, la tua fede, la nostra fede? Diventa, come ci siamo detti nella lettera pastorale di 2 anni fa sul Dio vicino, diventa anche un modo di giudicare, di pensare, di affrontare i problemi concreti del quotidiano, le ferite negli affetti, le fatiche del lavoro, la questione della giustizia, l'edificazione di una comunità civile che sia effettivamente rispettosa delle libertà realizzate di tutti, dei diritti. È alla base questa fede del modo con cui affrontiamo il dolore fisico, il dolore per il nostro peccato, con cui educhiamo i nostri figlioli. Sono molto contento di vedere che c'è un grande sforzo educativo in questa parrocchia. La nostra fede è realmente
la genesi di una visione della vita concreta legata all'esperienza non intellettuale, una visione della vita che noi mettiamo a confronto, a paragone con tutte le altre visioni che caratterizzano questa società divenuta ormai plurale. Allora questa è la seconda domanda ed ecco l'ultimo passo che ci viene dal profondo e bellissimo brano di San Paolo ai Romani, a cui abbiamo già fatto un piccolo riferimento. È un brano che ci consola anche di fronte alla nostra fragilità, di fronte al rischio di mettere Gesù tra parentesi nel quotidiano, di fronte a una fede che tenda a diventare abitudinaria e che non sia alimento della visione del mondo, del dono di noi stessi agli altri. Avete tantissime molto belle iniziative di condivisione del bisogno. Ecco, Gesù ci dice, San Paolo ci dice, siamo dei poveretti, non sappiamo neppure come pregare in modo conveniente. Come è vera questa affermazione? Tutti noi la tocchiamo con mano. Come mi diceva un vecchio sacerdote, è impossibile dire se ho pregato bene o pregato male. L'unica condizione è farlo. Se preghi, hai già pregato bene. E se non preghi, il problema. Allora ci viene detto che abbiamo un grandissimo aiuto. Colui che ci sta vicino, lo Spirito di Gesù risorto, che viene in nostro soccorso, che intercede per noi con i gemiti che non riusciamo neanche ad esprimere, e Dio che scruta i nostri cuori sa che cosa vuole lo Spirito per te, per me, per ciascuno di noi, perché lo Spirito intercede per i battezzati secondo i disegni di Dio. Qui si fonda la nostra speranza e la nostra perseveranza. Ecco allora il terzo invito che l'Arcivescovo vi lascia, che ne è della preghiera nella nostra giornata, almeno il segno di croce il mattino, un Padre nostro, il segno di croce prima di addormentarsi insieme, magari qualche volta una decina di rosari, la fedeltà alla Santa Messa della Domenica e agli altri gesti che vengono proposti. Ecco, carissimi, questo è l'augurio che vi lascio di tutto cuore, ringraziandovi ancora una volta, ringraziando il parroco, il Don Martino, il decano, i preti presenti, le consacrate, tutte le realtà vive di questa grande parrocchia e di questo decanato, per questa gioia che mi date e mi avete dato, e invitandovi ad approfondire ciò che la parola di Dio oggi ci ha insegnato. Amen.